Prima di cominciare, ragazzi, io vi ricordo che questa sera saremo in live alle 21:30 su Twitch per giocarci tutto Marvel Spider-Man Remastered, in attesa di Marvel Spider-Man 2. Io vi aspetto tutti quanti e vi lascio al video. Salve a tutti, gente, e bentornati in questo nuovo video per Marvel Spider-Man 2. O meglio, forse dovrei dire Marvel Spider-Man e basta in questo caso, ma in realtà per questo video ci sono molte cose connesse tra di loro. Quindi ovviamente, ragazzi, come al solito andiamo con ordine. Ebbene sì, avete letto il titolo? Ci sono delle cose che al 99% la maggior parte di voi non avrà notato, e queste riguardano proprio il personaggio di Gwen e un suo potenziale ingresso nell'universo Marvel di Insomniac. Tuttavia, ovviamente, prima di andare nel dettaglio, partiamo come al solito dai fatti e dalle cose più importanti. Perché, ragazzi, non vi nascondo che in realtà è da tantissimo tempo che si parla di Gwen in questo universo, e devo dire che di teorie ne sono state fatte tantissime. Tuttavia, in questo video vorrei parlarvi di tutte quelle cose che sono più sul concreto, partendo appunto dai tweet della stessa Insomniac, che addirittura 5 anni fa, ovvero nel 2018, ci aveva già parlato di Gwen in due situazioni particolari. Per prima cosa, con questo tweet, penso si possa tranquillamente dedurre che ovviamente il personaggio di Gwen in questo universo non ci abbia ancora lasciato, proprio perché, traducendo per quelli che non capiscono l'inglese, Insomniac ha scritto: chi ha detto che Gwen è scomparsa nel nostro universo? Riferendosi ovviamente a quell'evento particolare a cui tutti voi starete pensando. E questo tweet in primo luogo ci conferma che questo personaggio nell'universo di Insomniac non ci abbia ancora lasciato, e che addirittura quindi potrebbe ancora non essere stato introdotto, proprio perché in tutto il gioco, ragazzi, non viene fatta alcun tipo di menzione al personaggio di Gwen. Di conseguenza è abbastanza scontato pensare che comunque dei piani per questo personaggio li abbiano. Infatti, proprio nel secondo tweet di Insomniac, riferito appunto al personaggio di Gwen, viene ribadito che l'universo di Insomniac è un universo completamente originale, quindi ovviamente hanno letteralmente carta bianca su questo personaggio e potenzialmente potrebbero davvero farci quello che vogliono. In Marvel Spider-Man infatti non era stato introdotto, tuttavia ci sono dei dettagli fondamentali che molti di voi non hanno colto, che potrebbero quindi addirittura portare ad un'introduzione di Gwen nei panni della stessa Spider-Gwen. E onestamente ci sono molti indizi che portano a questa pista, legati inoltre anche agli stessi fumetti di Marvel Spider-Man. Per prima cosa, infatti, ragazzi, pensando al successo che ha avuto Spider-Man Across the Spider-Verse, e ovviamente anche il suo predecessore Spider-Man Into the Spider-Verse, è logico pensare che sarebbe molto intelligente da parte di Insomniac creare un ennesimo spin-off dedicato appunto a questo personaggio. Perché bene o male avresti sempre la stessa mappa, ovviamente quella di Marvel Spider-Man 2, e comunque delle dinamiche di gameplay che sarebbero parzialmente molto simili a quelle di Miles e di Peter. Di conseguenza, visto anche l'apprezzamento generale nei confronti di Spider-Gwen con gli ultimi film animati dello Spider-Verse, vedo davvero molto probabile che prima di arrivare a Marvel Spider-Man 3 non solo riceveremo lo stesso videogioco di Wolverine che è già in programma potenzialmente per il 2025, ma potremmo anche, secondo me, ricevere appunto un videogioco su Spider-Gwen, introdotta a questo punto ovviamente in Marvel Spider-Man 2, e perché no, magari addirittura anche un secondo videogioco su Miles o sullo stesso Venom, per esempio, anche se ovviamente questi ultimi due rimangono meno probabili. Quindi, rimanendo più sul concreto, però, l'introduzione di Gwen in Marvel Spider-Man 2 sarebbe letteralmente perfetta, proprio per regalare anche un interesse amoroso per Miles Morales. Dal fumetto prequel che potete scaricare infatti gratuitamente qui sul canale, sappiamo che Miles dovrebbe affrontare il college, quindi quale modo migliore di introdurre Gwen se non appunto quello di portarla in questo universo come compagna di classe dello stesso Miles? Anche perché, se ci pensate, ragazzi, Peter ovviamente ha già il suo bel da fare con la sua relazione con Mary Jane, e ovviamente anche il personaggio di Black Cat, che rimane comunque un punto interrogativo. Invece, secondo me, per Miles, con l'ingresso di Gwen in questo universo, avrebbe anche modo di allontanarsi di più da Peter, proprio a causa di questo potenziale interesse amoroso nei confronti del personaggio di Gwen. E questo, se ci pensate, si sposa perfettamente con la storyline del simbionte di Peter, che senza alcun dubbio comunque nella storia andrà a separarsi e ad allontanarsi in generale da tutte le persone che a lui sono più vicine. Tuttavia, non c'è solamente questa importantissima possibilità, ma c'è anche qualcosa di molto più concreto. Come penso infatti la maggior parte di voi ricorderà da The Amazing Spider-Man 2, o comunque anche dai fumetti in generale, sappiamo bene che il padre di Gwen, ovvero lo stesso George Stacy, è a capo del dipartimento di polizia di New York. Il suo personaggio nei fumetti è anche molto legato alla figura del detective, che quindi addirittura potrebbe anche potenzialmente essere utilizzato, ovviamente sempre in Marvel Spider-Man 2, proprio come a capo di più investigazioni, come appunto quella in corso su Yuri Watanabe, che come sappiamo tutti è ormai completamente trasformata in Rafe, e perché no, potrebbe anche indagare sullo stesso Dr. Connors e Lizard. Anche perché, ragazzi, come sappiamo, cosa importantissima, essendo anche il padre di Miles scomparso dopo Marvel Spider-Man, sia lui che la stessa Yuri hanno quindi
quindi lasciato ovviamente due posti molto importanti nel Dipartimento di Polizia di New York. Quindi quale miglior modo per introdurre proprio il capitano Stacy nell'universo di Insomniac proprio in questo momento di necessità da parte del Dipartimento di Polizia di New York? E ovviamente ragazzi, da lì all'introduzione di Gwen sarebbe veramente un attimo, proprio perché non avrebbe senso introdurre un personaggio senza l'altro. Il capitano Stacy quindi ragazzi potrebbe essere introdotto così come diciamo la forza principale della polizia, e a sua volta lui potrebbe menzionare la stessa Gwen, che guarda caso appunto potrebbe frequentare lo stesso college di Miles. Però ragazzi, in tutto questo c'è una cosa importantissima, che è ovviamente il motivo per cui ho fatto il video, e per questo ragazzi devo assolutamente ringraziare Money Talks della Spider Society che mi ha fornito tutte queste informazioni. Quindi spero tu stia guardando il video e ti ringrazio. Però tornando a noi, concentrandoci infatti sul concreto e sui fatti, c'è questo dettaglio riguardante lo stesso Marvel Spider-Man che è importantissimo e legato sia al personaggio di Gwen che a suo padre. Sia in Marvel Spider-Man che in Marvel Spider-Man Remastered c'è questa particolare zona della mappa che è rimasta anche la stessa in Marvel Spider-Man Miles Morales. E voi giustamente starete dicendo: beh, cosa c'è di strano? È una semplicissima e normalissima casa grande nella Grande Mela. Ebbene, assolutamente no. Per prima cosa infatti ragazzi, andando ai cancelli di questa villa possiamo trovare non delle guardie normali ma appunto dei poliziotti. Ma fino a questo punto comunque non c'è nulla di troppo strano, se non fosse che proprio vicino a questa casa ci viene rivelato un dialogo su un terzo Spider-Man. Ma vi lascio alla clip. Voglio una foto per il pamphlet. Io mi chiamo da Spider-Man 1 e tu da Spider-Man 2. Però così nessuno ci distinguerà. Quello nuovo è più basso. Dai, faremo un figurone. Mancano mesi alla festa di Bat. E se compare un terzo Spider-Man dopo che abbiamo già preso i costumi? Vestiremo anche Stevie. Quindi avete capito bene ragazzi, viene citato un terzo Spider-Man proprio in prossimità di questa villa, che guarda caso è anche la casa più vicina allo stesso raft dove vengono rinchiusi la maggior parte dei super criminali di tutta New York. E il bello è che questi tre dettagli non sono nemmeno tutto, perché andando a visitare gli interni di questa casa ci sono altri particolari molto importanti. Per prima cosa infatti ragazzi, vediamo quella che sembrerebbe essere la stessa tuta nera di Peter del costume del simbionte, che potrebbe essere quindi potenzialmente un semplice easter egg per Marvel Spider-Man 2. In secondo luogo invece vediamo quello che sembra il costume classico di Peter, e accanto a questi due si vede un personaggio che dovrebbe essere il camaleonte. Personaggio ragazzi che vi ripeto essere anche fratellastro dello stesso Kraven, quindi non sarei affatto stupito se dovessimo vederlo nello stesso gioco. Infine ragazzi, oltre a questi tre abbiamo il quarto e ultimo dettaglio riconducibile appunto al capitano Stacy, ovvero la stessa maschera che vedete in alto a sinistra. Nelle altre finestre invece ragazzi, purtroppo non ho notato altri easter egg, quindi questi quattro dettagli per ora erano tutto. Ovviamente ragazzi, se volete avere le clip originali, tutte le foto del luogo e la stessa posizione sulla mappa, vi invito ad entrare nel server su Discord, dove troverete tutto quanto nella sezione Daily Bugle. Detto questo ragazzi, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto, perché mi sono veramente impegnato molto anche per portarvi un contenuto un po' più lungo del solito. Detto ciò ragazzi, come al solito fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, e se secondo voi vedremo il personaggio di Gwen in Marvel Spider-Man 2 o addirittura in uno spin-off. Io intanto vi ringrazio di essere stati qui con me, e noi come sempre ci vediamo alla prossima.